Bentornati al TG Lab, un appuntamento speciale, quello di questa settimana, dedicato ai lavori del Consiglio generale della Fisascat, che si è svolto nei giorni scorsi a Porto Cervo, in Sardegna, sui temi della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale. Un'assise importante che ha definitivamente sancito l'importanza della contrattazione decentrata nel terziario, turismo e servizi. Ad illustrarne il ruolo, il segretario generale della Fisascat, Pierangelo Raineri, nel suo intervento introduttivo. Sentiamone un estratto. Il sindacato si deve attrezzare per queste nuove realtà e noi facciamo parte di queste nuove realtà. Bisognerà sviluppare nel territorio la contrattazione che preveda il doppio binario, e cioè far ragionare di più la parte datoriale, cercare di creare meccanismi salariali che possano rispondere anche alle esigenze dei territori e stabilire nuove strategie per sviluppare ulteriormente la bilateralità territoriale e la contrattazione territoriale ed aziendale. La ricetta non è semplice, ci rendiamo conto, ma tutta la Fisascat è chiamata a puntare in questa direzione, sviluppando, creando le condizioni per una rete di informazione, di assistenza, iniziando dai servizi già esistenti che coprono tutto il territorio nazionale e sviluppando anche l'azione per quanto riguarda i fondi di previdenza integrativa e di assistenza sanitaria complementare. Tutto il sistema del terziario, turismo e servizi richiede, a nostro avviso, un solido sistema di relazioni sindacali locali e di bilateralità, che possono gestire non solo il naturale alveo del secondo livello di contrattazione, ma anche l'applicazione pratica di normative nazionali. In primo luogo la previdenza e l'assistenza sanitaria e complementari, oltre che il mercato del lavoro. Il Consiglio generale della Fisascat è stata anche l'occasione per avviare una prima riflessione sui rinnovi contrattuali del commercio e della distribuzione cooperativa, settori che nel nostro Paese occupano complessivamente oltre 2.600.000 lavoratori. La categoria del terziario della CISL presenterà entro il 30 giugno le piattaforme di rinnovo, così come previsto dalla riforma del modello contrattuale 6 mesi prima della scadenza. Sentiamo un estratto dell'intervento di Ferruccio Fiorotto, che ha illustrato le prime indicazioni per la piattaforma del contratto del commercio. La durata dei contratti per noi dovrà essere triennale, il salario legato al nuovo indice IPCA e c'è l'inserimento per favorire il secondo livello di contrattazione dell'elemento salariale di garanzia. È un mezzo necessario per riuscire a far decollare di più la contrattazione territoriale e aziendale nei nostri settori. Vanno decentrate, a nostro avviso, più materie nella contrattazione e va soprattutto rafforzata la bilateralità. E sulla piattaforma del contratto della distribuzione cooperativa si è espresso il segretario nazionale Vincenzo De Lorefice, che ha sottolineato che il rinnovo si giocherà tutto sul recepimento del nuovo modello contrattuale, sul rafforzamento dei diritti individuali in un settore dove esiste un uso prevalente dei contratti part-time e sull'applicazione del meccanismo di definizione del salario legato all'indice IPCA. Piena condivisione sui temi trattati è stata espressa dai componenti del Consiglio generale Fisascat. Sentiamone qualcuno. Un bel consiglio generale, complimenti a chi l'ha organizzato. Credo che questo consiglio generale abbia dimostrato una volta di più che la categoria, la Fisascat, è nella condizione di sviluppare al meglio la contrattazione di secondo livello, che è una sfida alla portata della categoria della Fisascat. La Fisascat del Lazio è una tra le strutture che ha un'esperienza ormai più pluridecennale sul secondo livello di contrattazione. Ovviamente siamo favorevoli a svilupparla ancora di più, perché comunque è un modo per avvicinare sempre di più alle specificità che oggi le aziende presentano all'interno della loro struttura organizzativa per migliorare le performance aziendali, ma allo stesso tempo garantire ai lavoratori un apporto maggiore, soprattutto di salario, ma anche di migliore qualità di lavoro. La contrattazione decentrata sarà la sfida del futuro. Ecco perché la nostra nuova classe dirigente sindacale deve essere fortemente attrezzata e a questa bisogna dare gli strumenti attraverso la formazione adeguati per incarnare una concreta e proficua contrattazione decentrata, appunto quella di secondo livello.